Mediaset, da Sky e da Rai. Facciamo tutte e tre. Va bene, andiamo avanti. Chi c'era? Ho visto anche Venegoni, non chiedi niente te. No. Buongiorno, Marine. Stai bene? No, io volevo sapere, innanzitutto piacere, cosa sta imparando lei, signor Morandi, da Baglioni, e cosa sta imparando il signor Baglioni da Morandi? A me piacerebbe imparare a scrivere delle canzoni come ha scritto lui, però cioè, mi metto lì alla mattina e dico adesso voglio provare anch'io, metto a fare gli accordi, dico, per mettere insieme le parole, però non è la stessa cosa, non so, forse sono autocritico troppo e non riesco, però... Voglio rubarci. Ci abbiamo già provato, una mattina ci abbiamo provato a comporre una cosettina. No, poi bellissimo, abbiamo fatto una melodia, ma bellissima, qui adesso ci faccio un testo fantastico, lui a me. No, se non ho trovato un'altra che la faccio. E non era male quell'inciso. No, mi sono comportato poco bene. Com'era quell'inciso? Era bello. Se vuoi lo prendo, me lo... No, lascia stare. Ma così lo copiano subito. E non è... Quindi no, veramente imparo l'attenzione che ha sul lavoro, anche se io sono uno molto insomma presente, però lui ancora di più, proprio questa visione 360 gradi di tutto il... Poi il fatto che scriva anche le canzoni, che già basterebbe quello, quindi c'è tanto da imparare, perché è un artista, adesso io sto riascoltando tutta la sua discografia, che sono dei pezzi che sono... Mi piacerebbe imparare qualcosa in quel verso. Tu da me hai poco. Correre. Insomma, mai vantarsi così. No, io invece ho molto da imparare. Te l'ho detto in diverse occasioni. So che adesso è il momento quello... però, no, io innanzitutto ho da imparare questa tua capacità di essere... Innanzitutto di essere così personale e forse l'unico interprete che ha fatto proprie tutte le canzoni che canta, cioè non me ne ricordo un altro che abbia questa capacità di essere un interprete autore a un certo punto, perché è talmente forte il marchio di Gianni, e evidentemente non è vero, gli deriva da una sua musicalità che ha poderosa, per la quale ha persino studiato, insomma, ha conseguito al conservatorio proprio il titolo per essere un musicista a tutti gli effetti. E poi ecco una cosa, un'invidia è questa capacità di essere popolare, nel senso di voler bene alle persone che gli vogliono bene, quasi sempre credo, insomma, anche se tutte alcune deformazioni, alcune vignette, parodie, anche Fiorello ti faceva cattivo e perfido, ma in fondo è perché ti si invidia questa grande capacità. Io a Malta l'ho visto, incredibile, girare, perché non è snob per niente, cioè a un certo punto si avvicina una persona e lui tirava fuori dalla giacca le sue fotocartoline da firmare, cosa che normalmente sai un po' per sciccheria, noi magari chiamiamo un segretario, ma no, ce l'avevo casualmente, va bene, però questo è un gesto straordinario, cioè significa... No, veramente, io no, mi piace il discorso sull'interprete, sai, io sono stato abituato in questi 53 anni di discografia a cantare tutti gli autori italiani, meno te, adesso ci sei anche tu, che l'ho cantato tutti. No, bravo, Bologna, hai cantato Biagi, anche me però, anche se dopo. Dalla, Zambrini, Morricone, Enriquez, e anche più giovani, non so, ho cantato veramente di tutto, e questo mi ha... aiutato molto a entrare nel mondo di diversi compositori, autori e interpreti. Tu invece hai sempre cantato solo Baglioni. È stata una maledizione. Io non sono riuscito mai. Ma tra l'altro io ho anche un problema di dicotomia, diciamo, di schizofrenia tra l'autore e il cantante, perché hai ragione a dire che i pezzi non sono facili da cantare, ma siccome li canto pure io mi associo, sono solidale, nel senso che sono d'accordo con te, noi non dovremmo cantare i miei pezzi, perché sono troppo difficili. Ascolta Claudio, ma tu fai fatica a cantare i tuoi pezzi? Ma certo. Infatti credo che porteremo, per fortuna i pezzi sono popolari, per cui quando arrivi, a meno che non sia uno spettacolo in teatro in cui sai fai una cosa voce pianoforte, ci sono
15.000, 20.000, 30.000, 10.000 persone che cantano insieme, e questo aiuta, che perché aiuta. Siccome la gente tutta insieme canta male, ma quando metti tutto insieme sembra un suono che risulta bene, e questa è una... Poi avremo anche 5 coristi, 5. Io pensavo che ho finito la mia... Io ho fatto gli ultimi 10 concerti con la broncopolmonite bilaterale, che i medici dicevano, ma uno come va, non sa, non potrebbe neanche respirare. Ma se non c'erano loro, io facevo, sai, un po' come faceva Califano. Califano c'aveva poca, ha scritto delle cose belle, ma c'aveva poca sonorità, diciamo. E lui faceva biruetto. Cioè, praticamente alcune consonanti non si sentivano, ma tu le avvertivi col gesto della mano. E tu sentivi anche il papà, ma non lo faceva. E questo, secondo me, serve anche questo. Quando tu hai su strada facendo, tu dovevi prendere il microfono e far così alla gente, che è il trucco di chi non si ricorda le parole. Mi è venuto il terrore, lì dico, adesso cosa fa? Avevo anche la chitarra in mano. Ecco, volevo finire la cosa del popolare perché ci tengo, perché secondo me un po' tutti quelli che diventano divi e insomma diventano famosi, c'hanno, è vero che hanno bisogno del cosiddetto pubblico, il bagno di folla, ma è anche vero che certe volte certi bagni risultano eccessivi, nel senso che qualche volta non ce la fai ad essere sempre vigile, presente, gentile, educato, perché tra l'altro se fai il cantante o un personaggio famoso lavori tutto il giorno, nel senso che se uno ti aspetta alle 4 di mattina in un albergo non gli puoi dire, c'è qualcuno anche che lo fa, ma insomma, c'ho sonno, scusa, anche perché quello ti piazza subito e dice sono 30 anni che aspetto questo momento e quindi come fai? Ecco, io siccome uno il suo pubblico non se lo può scegliere, è il pubblico che ti sceglie, quindi devi avere quella capacità di umiltà e anche credo di rispetto e di coraggio di buttarti in mezzo alla gente, anche in mezzo a coloro che ti mandano a quel paese. Questa è una cosa forte che secondo me pochissime persone hanno e che dimostrano continuamente. Poi qualcuno fa finta, ma altri lo fanno veramente, e tu lo fai veramente.